Grazie Presidente. E troviamo condivisibile creare eventi, occasioni che possano celebrare la memoria, omaggiare l'attore Thomas Quintin, anche conosciuto come nome d'arte Thomas Milliam, ormai naturalizzato italiano, perché rappresenta in assoluto una maschera popolare, ricordata in particolare, con particolare calore per il suo personaggio del Monnezza, anche dalla nostra città, una figura proletaria, di origine proletaria, eredità della commedia italiana, che anche questa ha segnato la storia di quel cinema popolare. Un attore che esordì nel 59 con La notte brava di Bolognini, e un film di rilievo del dopoguerra, sceneggiato cioè dall'illustrissimo Pasolini, che tratta di racconti di quella Roma dei sottoproletari, divenuta poi punto di partenza per la famosa e celebre trilogia che va da Cattone a Mamma Roma alla Ricotta. Ultimamente un ricordo che ha lasciato anche il segno un po' la memoria di come invece in questi giorni si ritrovava nella sua fase di terza età all'attore, questo ufficio pubblico di Cagliari in cui purtroppo si ritrovava a fare fotocopie per l'amministrazione pubblica. Quello che ci teniamo a dire, oltre a dichiarare il nostro voto favorevole a sostegno di questo attore, è che così possono morire i miti, ma la memoria di chi li ha vissuti non muore mai. E ringrazio insomma per questo atto, dicendo poi, affermando che comunque il lavoro che sta portando avanti la Commissione Cultura per quanto riguarda l'ambito cinematografico si sta affrontando su diversi ambiti, che va da Cinecittà Studios agli studi De Paulis a dei tavoli proprio dedicati a tavoli permanenti dedicati al cinema, e che quindi il tema non è assolutamente portato avanti in prima istanza e non è dimenticato da Roma Capitale. Sappiamo delle difficoltà insomma che incombono sul settore, ma le stiamo affrontando passo passo, cercando di risolvere il nostro piccolo come amministrazione di Roma Capitale. Grazie.